Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Uncharted 4 e dopo la morte ignobile di fine episodio scorso ci apprestiamo ad affrontare di nuovo questa sezione sperando che questa volta l'esito sia positivo. Ho fatto una stupidaggine, ho fatto male i miei calcoli, credevo fossero gli ultimi due e me ne sono apparsi mille da dietro, va bene, quindi devo ricontarli meglio. Ma no, ma non ce ne erano dietro, perché? Come hanno fatto a colpirmi da dietro là? Ne erano rimasti due, porca miseria, ho sparato perché ero convinta che li avrei presi. Tutti. Ok, sono quattro. Allora, o quando si fa scattare, diciamo, lo scontro a fuoco escono dei rinforzi, oppure ce n'è qualcuno nascosto qua dietro da qualche parte, perché ne sono usciti altri, ne sono convinta. No. No! Madò, che spavento, credevo ci fosse la morte. Dovresti fare un passo. Mica tanto, è un passo, maledetto scansafatiche. Ah, aspetta. 5. Ma che merda, cos'è stato? Prendilo. Devo cambiare purtroppo arma, ragazzi, perché quella lì è bella da vedere, molto probabilmente da vicino fa malissimo, ma è troppo poco precisa, cioè non avrò mai la precisione che mi serve per sparare da lontano con quell'arma che ho appena cambiato. Oh. Ho fatto una stupidaggine, credevo fosse già abbastanza vicino. Cioè, c'è la pistola fuori e tu non la vedi, veramente, ma mi stai prendendo in giro? Ce n'è un altro là. Porca miseria quanti sono. E quello sta di nuovo andando a fissare un barile esplosivo. Porca miseria. Perché sono così rincretiniti questi tizi? Ah, ok. Piano. Madò, Sam, che spavento. Ho detto, mo mi vedono, invece era lui. Dannato. Guarda questo che fissa le casse esplosive, dannazione a lui. Oh. Porca miseria, guarda quanti! Ah, ecco. Non ho dinamite. Allora sì, quando parte lo scontro a fuoco ne escono altri. Oddio. Cosa sto facendo? Mi sono appena salvata per un tempo. Sì, ma... Mamma. Allora, piano. Piano! Ah! Patume! Ok, ragazzi, sono morta di nuovo. E mi ha fatto ripartire da qua. Ok, sono morta di nuovo e ho scoperto che se ci scoprono ne escono di più di quelli che ci sono in giro. Quindi dobbiamo stare molto attenti perché aumentano proprio i nemici se ci vedono. Ciao. No, tu non hai visto niente, beh. Qua controlla bene perché tu non hai visto niente, fidati. Perché non vieni a controllare anche qua, porca paletta? Ok, piano, che ce la stiamo facendo. Ma perché loro hanno le armi azzurre fichissime e io ho queste schifezze? Le voglio anch'io. Aspetta, forse ho visto qualcosa lì. Attenzione. Dannazione. Lì non c'è niente. No, non c'è niente. Niente, Bru. Qui è lì. Te lo dico io, ci ho guardato io, non c'è niente. È l'ultimo? No, ce ne sono ancora due. Ok.
guarda. Ok. Non sapevo se avrebbe funzionato, ragazzi, sapete? E ora l'ultimo lo facciamo fuori con stile. Fermi tutti. No, ho sbagliato tantissimo. Vabbè, niente. Tanto c'è solo lui. Ti vedo. Ma no, veramente? Hai preso in giro? Ma non ci credo. C'erano parole. Prima mela. Metti fuori la testa, porca miseria. No, non mi metto a riparo, devo fare headshot. È morto? Ancora vivo, guarda, è immortale. Ok, pistolina. Yeah. Cioè, ci voleva tanto. Avete visto, ragazzi? Tutto tranquillo. Spero che siano finiti. Già. Quello che vi dicevo prima, sono morta più volte per questa cosa. Volevo ucciderlo con col salto in caduta dal rampino, ma ho fallito brutalmente e mi ha visto immondo, a quanto pare. Ok, vediamo qua perché è sospetto. Ehi, attento. Potrebbe diventare instabile. Mercenari. Ah no, è un passaggio, ok. Non me lo sarei aspettato. Ehi, Sam, dammi una mano. Ah, se fosse l'unico supporto a reggere il tunnel. Ma sai che non è una brutta idea? Chiederei scusa. Perché dobbiamo... Ah! Ok. Vai! Lo rimettetelo a posto come era prima. Visto? Tutto. Non lo dire, porta malissimo. Ok, ora devo capire da che parte devo andare e andare dalla parte opposta a cercare i tesori. Questo è l'obiettivo. Tipo qua credo sia abbastanza di prosecuzione, ecco. Molto più veloce far così. Mentre... Ah, ma è chiuso! Ero convinta di aver visto un passaggio lì, vi giuro. Ok. Da questa parte. Ho capito, ho visto ma... Ah. Va bene. Perché qua non... ovviamente è troppo alto. Ok. Quale salto stortissimo lì. Perché tu devi fare sempre le cose rischiose, porca miseria? Lui non ha fatto quel saltino. Ah, però ci si poteva salvare anche da di qua, ok. Sì, non sei sporco, tranquillo. Sei solo lurido. Mi sembrano robusti. No. Abbastanza. Ma proprio no. Veloce. E lui cade. Ok. No, salta. Non lo fare, è rischiosissimo. Ok. Potrebbe cadere da un momento all'altro quel coso lì. La fatica, ragazzi. La fatica. Ok. Ehi, qui può essere pericoloso. No, guarda che bello. Oh. Ehi, guarda là. Vecchie navi pirata. È un buon segno. Molto buono. Già. Che ficata. Allora, piano piano. Allora, andiamo qua. Ok. E figurati. Veloce. Dimmi che ci arrivi però. Ok. Merda. No. È pericoloso. No. Tu. Grazie. Okay. Ok. Ok, bene. Ce l'abbiamo fatta. Io non starei appeso lì come un salame perché quella roba è pericolosissima. Ok. Ha insegnato una poco. Oh, guardate, fanno vedere anche le pagine disegnate proprio. No, vabbè. Il dettaglio di questo gioco è spaventoso. Ha disegnato la barca rotta. Scusate, io starei ora a guardare quel diario. Cioè, proprio come facevo sugli altri Uncharted. Guardavo tutti i disegnini, tutti i pezzi. Perché poi ogni tanto ci scrive anche le battute. Tipo, se qualcuno fa una battutina, magari nel 2 o nel 3, ora non mi ricordo, aveva fatto tutti i disegnini dei protagonisti, di Elena, di Sally, tutti strani, tutti, con tutti i nomi strani. Cioè, è una cosa. È un extra, non è solo. Ragazzo, la tempesta peggiora, a che punto siete? Stiamo entrando nella grotta. La grotta? Ah. Sì, potremmo restare isolati per un po', non preoccuparti. D'accordo, allora vi aspetterò alzato.
Va bene, ci sentiamo dopo. Non è solo una cosa dove ci mette gli indizi o comunque le cose che lo hanno colpito, ci mette anche i suoi pensieri a volte. Ci siamo, abbiamo allungato parecchio. Vediamo cosa ci ha lasciato Avery. Non vedo l'ora. Ecco, questa è una bella veduta, con tutta la montagna, il mare, quella croce che non serve a nulla praticamente se non a segnare l'ingresso. Okay. Questi idioti della shoreline erano a due passi dalla croce. Esatto. Sì, per me 15 siamo anni. I primi a metterci piede. Placci. Erano a due passi dal tesoro per 15 anni e non l'hanno trovato. Forza, qui dentro. Non ho esagerato a colazione. Le statue di San Disma ci sono. Le scale nella roccia pure. Nathan, credo si tratti di una grotta pirata. Tu dici? No, questa videocamera, ecco, che gira dove gli pare lei. Oh, chiave. Una porta. Così pare. Vieni, guarda qui. No! È un po' viscido. C'è una specie di maniglia. Non la toccare. Beh, prova a tirare. No! Cosa? E se è una trappola? Ormai sei dentro. Che potrà mai farti? Ma sei scemo? Mozzarmi una mano? Ti regalo un uncino. Dai, forza, tira. Ma sei scemo? Un uncino. Ok, proviamo. Ma dovevi fare uno scherzo come ha fatto lui con la croce. Ehi, era pulita. Guarda. Decorazioni interessanti. Agli uomini retti il paradiso eterno. Agli uomini empi un destino d'inferno. Beh, Avery era più bravo come pirata che come poeta. Questo non è di Avery. Che intendi? Guarda. È il pirata di Rhode Island. Thomas Tew. Sì, ma non può essere lui. Questo è il suo sigillo, ma Tew morì attaccando la flotta del tesoro con Avery. Sì, o almeno è quello che ci raccontano. Se questo è davvero il sigillo di Tew, allora vuol dire che è coinvolto anche lui. Ma come? Gran bella domanda. Magari ce la facciamo quando Rafe non fa esplodere tutto. Gli uomini retti, io non avrei usato retti, anche mentre lo leggeva. Retti è più onesto, no? Che fa la cosa corretta, secondo me è più così. Lì c'era scritto prove worthy, cioè che si sono dimostrati degni di valore, una cosa così. Non lo so, l'avrei tradotto diversamente. Penso che ora me lo segno. Thomas Tew vogliono solo spaventarci. Per fortuna siamo cacciatori di tesori navigati. Per fortuna. Oh, dannazione, devo uscire da qua, sennò Rafe mi fa diventare scemo. Allora, fermi tutti. Qua, no, sono scale, non è uno scivolo, vero? Sì, sembrano scale. E se c'era un buco era la fine, però vabbè. Io sono coraggioso per io. Yes! Se ha resistito finora. Cos'è? Una pistola d'olio. Cos'è? Sì, caro del mio fratello, ha resistito fino ad ora, ma nessuno ci è passato su. Questo è il punto. Vabbè, io provo. Ecco, lo sapevo. Corri, Nate! Tranquillo, regge ancora. Sì, tranquillo. Vai. Questi ponti non ma neanche cigola con lui. Di legge. Per forza. Sono ponti pirata. Questa te la potevi risparmiare proprio. Io passerei le ore ad osservare gli strapiombi, ragazzi, con queste telecamere fasulle. Sì, guarda su, altri archi scavati nella roccia. Perché punta alle spalle? Cosa sta facendo? Ancora i sassolini nelle scarpe dalle ultime discese. Ecco, io c'avevo nelle mutande, quindi fa un po' te. Ok. Sei più fortunato di me. Wow. Oh. Ok. Fai spazio al fratello. Sono un campione.
più nulla. Dove è saltato? Eccolo. Quindi Tew ha costruito questo posto con Avery? Mi sfugge il senso. Sì, anche a me. Oh, anche a me. Guardate i segni delle nostre chiappe. Se voleva nascondere il tesoro, perché ha coinvolto un altro pirata? Forse lo considerava un membro della sua ciurma? Magari gli ha inviato una croce di Sant'Esma. Sì, e forse Tew ha tenuto per sé il tesoro. Non dirlo neanche. Già, speriamo di no. Tra poco lo scopriremo. Ora mi sta venendo un dubbio atroce. Cioè, quello che stavo pensando è, non è che il posto originario in cui era il tesoro è questo, ma qualche altro pirata se l'è fregato prima di noi? A questo stavo pensando. Che ci potrebbe anche stare, perché sono 15 anni che fa esplodere i sassolini, quello, e non trova nulla. Un motivo ci deve essere. Forse questo non è il luogo in cui si trova il tesoro adesso, forse. Oh! No. Da qui non si torna indietro. Almeno non siamo precipitati in una botola. Esatto. Fammi controllare che devo avere sotto controllo ogni via per le possibili uscite. Tipo quella è un'uscita, sicuro. Puoi dirlo. Cioè, nell'acqua è sicuramente un'uscita. Questo è un enigma in cui ci metterò secoli a decifrarlo. Un altro interruttore. Io non lo toccherei questo, però. Sì, ora gli stringo la mano. Wow. Che cazzo. Mi sembra una prova molto complicata. Trovi. E se sbagli, sì, ti prendi gli spuntoni nelle chiappe. Questa tizia l'ha fallita. Facciamola meglio. C'è qualcosa alla base. Un secchio. Ok. E adesso? Ok. Tre croci. Non posso aprire. Porca miseria. Posso rimetterlo giù? Puoi prenderlo in mano tu. Devo prendere il diario, porca paletta. Vabbè, ci sono tre croci. Una bianca, una nera e una grande. Quella grande molto probabilmente sarà Gesù. E le altre due sono i due ladri, diciamo. Quello pentito e quello non. Bianco e nero, appunto. Quindi dovrò posizionare. Innanzitutto devo trovare dove posizionare sto secchio, perché mi ha rotto le scatole. E se dovessi riempirlo d'acqua? Esatto. Secchio pieno. Passamelo. Dove sei? Ma perché ste cose? Non potevi venire qua? Che io non vedo dove finisce la terra. Tiè. Issa. Ok. Lo rimetto in quella specie di ruota. Piano, che qui schioppa tutto. Letteralmente. Ok, ora posso aprire. Vieni via, vieni via. A cosa servono queste ruote? Fatemi aprire il diario. Ok, penso di aver capito cosa succede. Esatto. Ha a che fare con le tre croci? Esatto. Sì. Secondo me sono Gesù. Disma è il ladro pentito e Gesta è il cattivo ladrone. Esatto, bianco e nero. Suppongo, quindi, che la croce bianca indichi Disma. La croce grossa lui l'ha messa in mezzo. No, quello potrebbe andare bene. Questo da far ruotare. Allora, lui ha messo la croce grande lì. Però se ruoto questo ruota tutto, vero? Bene ragazzi, ci vediamo tra 6 mesi e mezzo. È stato un piacere. No, no, aspetta. Ho sbagliato io. Devo premere il triangolo per staccarmi, ok. Ok. Però, fermi tutti. Il secchio d'acqua dove diavolo va?
Ma il mio problema è il secchio d'acqua. E non solo. E anche le croci. Ok, così le croci sono corrette, ma il secchio d'acqua? Così va bene. Prova a tirare l'interruttore. In effetti. No, fermo, non lo tiro l'interruttore perché c'è un altro cerchio là in alto. Ho paura che il secchio d'acqua vada là in alto, ragazzi, sapete? Anche perché sì, guardate. Questa roba di questa specie di struttura in legno è cava. Quindi l'acqua va rovesciata lì, quindi il secchio va là in alto. Ok, calma. Vediamo se riusciamo... No, ho sbagliato. Serviva quella sopra, che è questa. Ok. Quando hai portato il secchio in alto, lassù si è mosso qualcosa. È giusto. C'è una canalina che corre dal meccanismo alla porta. È giusto. Ok, quindi il secchio deve stare in alto. È giusto. Non spostarlo. No. È giusto. Ora devo rimettere a posto le croci, come diavolo faccio? Faccio così. No! Ho sbagliato. Perché non guardi i fili? Cioè, sono stupida. Penso ruota uno, cerchio uno, invece non è proprio così che funziona. Ok, fatto. Forse c'era un modo molto più veloce e intelligente per farlo, ma io lo farò così. Fatto. Ok, dovremmo esserci. Scopriamolo. No, aspetta, prima di perdere una mano. L'interruttore? Oh, no, non ti pregherei mai di un simile onore. Grazie. Naturalmente. Sì, è giusto. Auguratemi buona fortuna. Sono viva. Ce l'hai fatta. Grazie. Esatto. Niente rostinate o donate kebab oggi. Donate kebab. Va bene. Sarà una prova. Cosa dovevamo dimostrare di saper fare? Scrivi. Ho sbagliato. Riempire un secchio? Sì. Di conoscere Sandisma, una figura a cui Avery e i suoi uomini erano molto legati. Ok. Una prova semplice. Ma forse non è l'unica. Vabbè, è un genio, basta. Basta, me ne vado. Bene, dopo aver rischiato di perdere una mano e di diventare uno spiedino proprio infilzandoci nel... con degli spuntoni di ferro, possiamo chiudere l'episodio. Io come sempre vi ricordo di lasciare un bel commento sotto, un like al video e di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Vi auguro inoltre una buona giornata. Un saluto a tutti.